Tragedia nei cieli dell'Umbria. Ieri nel tardo pomeriggio il giovanissimo campione di volo Giacomo Di Napoli, residente ad Agliana, è morto dopo essersi schiantato a terra con il suo aliante, ancora incerte le cause. Si sono conclusi gli scavi archeologici in via 27 Aprile a Pistoia. A fine marzo le opere di manutenzione del lastricato avevano permesso di ritrovare resti di Pistoia romana e medievale. Sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della foresteria delle Suore Benedettine a Pistoia, un angolo di pace e di silenzio nel cuore della città. Per una sera le sue porte si sono aperte per festeggiare l'evento. Per la rubrica questa sera un approfondimento con la ASL per parlare di animali e reinserimento in strutture o nel loro ambiente naturale. La discussione è nata dopo l'arrivo a Pistoia del nuovo leone. Dopo il rinvio del concerto di Elisa di domenica scorsa in Piazza del Duomo, stasera torna la grande musica del Festival Blues, con la quinta serata dedicata alla rassegna Storytellers. Sul palco il leader degli After Hours, Manuel Agnelli. E come avete sentito nei titoli, purtroppo una drammatica notizia, la morte del giovane ventenne Giacomo Di Napoli di Agliana. Giacomo Di Napoli, giovanissimo campione di volo residente ad Agliana, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 11 luglio schiantandosi a terra con il suo aliante nei pressi dell'altopiano dell'Alfina, da cui era appena decollato tra il lago di Bolsena e la provincia di Orvieto. Giacomo aveva appena 20 anni, ma era già un pilota esperto e pluripremiato in volo acrobatico. Più volte alle nostre telecamere aveva raccontato dei suoi successi e della sua passione per il volo. In questi giorni si stava allenando per partecipare ai mondiali di agosto a Parigi. L'aliante che stava manovrando si era appena sganciato dall'aereo che lo trainava, come previsto dalle procedure, senza però riuscire a trovare un equilibrio saldo che lo mantenesse in volo, probabilmente per l'assenza quasi totale di vento. Poco dopo lo sgancio, infatti, Giacomo ha perso il controllo dell'aliante e si è schiantato in un campo nei pressi della cava di Castel Viscardo, in provincia di Terni, dove sono accorsi i soccorritori, senza purtroppo poter fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. La magistratura di Terni disporrà una perizia sull'aliante per cercare di risalire alle cause dell'incidente. Aereo, aliante e salma sono infatti stati sottoposti a sequestro a disposizione della procura. Diplomato al liceo artistico Petrocchi di Pistoia con un anno di anticipo, Giacomo frequentava il secondo anno di psicologia dello sport. Aveva chiuso l'attività agonistica 2021 proprio nei cieli umbri, dove aveva vinto il 15° campionato italiano categoria intermedia e volo artistico trofeo Ambrogetti di acrobazia in aliante. Oltre ad essere un pilota di aereo e un elicotterista sportivo presso l'aeroclub ASD I Pinguini di Sant'Onuovo a Quarrata, era anche un nuotatore agonista della società Cogis di Pistoia. Nel 2019 fu premiato dal CONI come eccellenza sportiva e nel 2021 gli venne conferito anche un riconoscimento dal comune d'Agliana, dove viveva con la famiglia. Condoglianze vivissime alla famiglia e da tutta la redazione di TVL. Cambiamo argomento. Pistoia, il rifacimento del tetto della foresteria del convento delle Suore Benedettine. Il 21 marzo iniziano i lavori e noi scherzosamente abbiamo detto: San Benedetto, gli operai già sul tetto. Oggi, chiamiamolo coincidenza, 11 luglio, solennità di San Benedetto, concludiamo felicemente questi lavori, per cui posso dire da benedettina che sentiamo anche la vicinanza del nostro santo patrono. Il convento delle Suore Benedettine a Pistoia è un angolo di pace e di silenzio nel cuore della città. Per una sera le sue porte si sono aperte per festeggiare insieme al coro internazionale di Pistoia la conclusione dei lavori di rifacimento del tetto della foresteria, finanziati anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. E tutto riparte nel migliore dei modi, perché la nostra foresteria praticamente, e non uso una parola mia ma di una degli ospiti, Rosa, ha detto: la nostra foresteria si chiama condivisione, e siamo una famiglia, e questa è una cosa bella, per cui anche questo sinistro che abbiamo subito un anno e mezzo fa lo abbiamo sofferto tutti quanti insieme,
e dopo anche abbiamo travagliato questo tempo fino a che il Signore ci ha dato la possibilità e la Cassa del Risparmio ci ha dato questo contributo e tutto l'aiuto necessario. Non voglio dilungarmi troppo, però della Fondazione noi ricordiamo ognuno con tanta gratitudine. Vorrei nominare il professor Paci, Luca Ioselli e tutte le persone che oggi continuano ad aiutarci. Noi abbiamo finanziato con circa 50.000 euro il rifacimento del tetto nell'ambito del bando che tutti gli anni facciamo per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. Lo scopo del bando è proprio quello anche di preservare e di custodire la memoria di luoghi come questo per renderli il più possibile fruibili alla nostra comunità e per non disperderne appunto il ricordo e la fruibilità. Rimaniamo a Pistoia, centro cittadino, per gli scavi in via 27 aprile sono stati resi noti quelli che sono i risultati. Si sono conclusi gli scavi in via 27 aprile a Pistoia, un sito archeologico individuato a fine marzo durante gli interventi di manutenzione ai lastricati del centro storico. Un'area di circa 25 metri quadri ad una profondità di 1,70 m dal piano stradale che ha permesso il ritrovamento di resti della Pistoia romana e medievale. Abbiamo trovato uno spaccato dell'antica città romana di Pistoia con una successione di fasi che vanno dal primo secolo, inizi primo secolo d.C. a tutto il terzo secolo d.C. Ma quello che è importante è che sono venute fuori anche le fasi successive di età tardo antica alto medievale, in particolare in modo straordinario con la presenza di tre capanne di forma ovale che nella parte interrata conservavano una grandissima quantità di semi e legumi. Probabilmente era un magazzino di sementi divisi, probabilmente raccolti in sacchi che sono scomparsi e che ci danno anche un'idea dell'alimentazione della popolazione di questo territorio. I reperti recuperati, ceramica, metalli, vetro, ossa animali e resti vegetali, sono ancora in corso di studio e dopo le analisi saranno conservati presso i magazzini locali della soprintendenza. Davanti a noi ci sono una serie di strutture murarie che relative alle varie fasi di età imperiale di cui vi ho parlato, ma anche di età medievale successiva. Nella parte a destra ecco, si vedono i fondi delle capanne di forma ovale che conservavano questa grandissima quantità di semi e legumi. A questo punto la soprintendenza ha finito, inizieranno delle analisi sui materiali, dopodiché con delle tecniche precise verrà di tessuto o non tessuto ricoperto le parti delle mura e coperte con degli inerti, poi verrà ripavimentato e quindi riportato come prima. Diciamo, la parte di scavo è finita, adesso inizia quello dello studio di quello che si è ritrovato durante gli scavi. Questa è una scoperta fondamentale, importantissima per la storia della nostra città, perché da uno studio, da un ripristino del lastricato è venuto fuori, hanno capito subito che ci poteva essere qualcosa di importante e così è stato, è non solo importante ma è quasi unico a livello nazionale, perché queste capanne sono adesso numericamente tre e formano la prima forma di civiltà di piazza di ritrovo. E da oggi sono aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e alle persone con elevata fragilità. La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali su territori gestiti dalle ASL. La Regione Toscana ha conferito il Pegaso d'Oro a 170 anni dall'istituzione della Polizia di Stato, corpo istituito nel 1852 col nome di Guardie di Pubblica Sicurezza. La cerimonia si è svolta presso l'educandato della Santissima Annunziata ed è stato consegnato dal presidente Eugenio Gianni nelle mani del prefetto Lamberto Giannini. Un progetto di Confcommercio per la Green Valley italiana tra Pistoia e Prato. Fare di Prato e Pistoia la Green Valley italiana è il progetto presentato da Confcommercio nel corso dell'assemblea annuale dei soci che si è svolta nel Forum Banca Alta Toscana di Quarlata.
Durante l'assemblea è stato illustrato il piano strategico di competitività per le province di Prato e Pistoia, uno studio che ha messo in luce punti di forza, debolezze e potenzialità dei due territori, immaginando il percorso migliore per accelerarne lo sviluppo. In un territorio così vivo come quello delle province di Prato e Pistoia, una organizzazione quale la Confcommercio svolge un ruolo veramente molto positivo, addirittura per un periodo ha associato anche Firenze. Indubbiamente proprio su questo territorio si denota come oggi la scelta del posto di lavoro diventa sempre più una scelta di qualità, una scelta di lavoro che motiva, e quindi ecco che alla sicurezza si preferisce la imprenditorialità e quindi la capacità di mettersi in gioco e di avere una posizione che apparentemente può essere meno sicura ma che dà più soddisfazione, più remunerazione, più possibilità di motivarsi e realizzarsi attraverso il lavoro. Il vecchio modello del posto di lavoro, del lavoro, delle modalità con cui esse sono state fino ad oggi configurate non risponde più a questa aspettativa, e non è un tema di posto fisso o di posto indeterminato, a tempo indeterminato, perché chi ce l'ha e lo lascia. Vuol dire che bisogna ripensare un modello, ed è oggi anche in questa direzione che bisogna rimettere al centro nuove priorità, dove la felicità, la passione, lo stare insieme, avere la possibilità, ripeto, di godere un po' più della socialità. Questo è uno degli effetti di questi 2 anni di pandemia che ci ha profondamente cambiato, e se ha cambiato il mercato, ha cambiato i consumi, ha cambiato gli stili di vita, chiaramente cambierà il lavoro e le aspettative. Il piano strategico è già stato approvato dal Consiglio Direttivo di Confcommercio e ad ora inizierà una iniziativa forte e profonda da parte nostra per coinvolgere tutti gli stakeholder in un'iniziativa che vede la Green Valley, cioè un nuovo territorio che basa il suo sviluppo sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei sistemi imprenditoriali locali, come una grande linea di sviluppo per il futuro. La Borsa Internazionale del Turismo Sportivo e Benessere Termale torna per il secondo anno e dopo l'interruzione causata dalla pandemia all'Isola d'Elba. La BTS è nata a Montecatini, dove si è svolta per oltre 20 anni tra Palazzo dei Congressi e Terme Tettuccio, e giunta alla sua 27esima edizione, si terrà dal 6 al 9 ottobre a Portoferraio grazie ad un accordo tra Federalberghi, APAM, che ne detiene ancora il marchio assieme alla PAM attraverso Montecatini Expo, Federalberghi Toscana, Regione Toscana, Toscana Promozione Turismo, Camera Commercio Maremma e Tirreno, Associazione Albergatori Isola d'Elba e CONI. E ieri sera è andato in scena in Piazza del Duomo un omaggio al maestro Ennio Morricone. È andato in scena ieri sera in Piazza del Duomo l'omaggio al maestro Ennio Morricone dell'orchestra Domenico Scalatti, diretta da Massimo Barsotti. Il concerto, organizzato dall'Associazione Armonia in Villa, ha ripercorso le colonne sonore più celebri e gli aneddoti della vita del maestro affidati alla voce narrante di Monica Menchi. Da C'era una volta il West a Mission, da Malena a Nuovo Cinema Paradiso, l'orchestra di 30 elementi ha visto protagonisti anche alcuni solisti pistoiesi: Sandro Gori all'oboe, Luca Magni al flauto, Costantino Frullani al fagotto. Nei giorni scorsi abbiamo parlato, se ricorderete, del nuovo leone arrivato allo zoo di Pistoia. Come sempre, reazioni positive e reazioni negative. Ne abbiamo parlato con l'ASN nell'approfondimento per la rubrica In Primo Piano. Basta con gli zoo, gli animali devono stare nel loro regno, oppure circhi e zoo andrebbero chiusi, gli animali hanno il diritto di vivere nel loro habitat naturale. E ancora, c'è pure da essere felici? Se proprio si vogliono vedere, ci sono dei bellissimi documentari in TV.
sono alcuni dei commenti che accompagnano il nostro servizio realizzato la scorsa settimana sull'arrivo allo zoo di Pistoia di Mufasa, il bellissimo leone arrivato allo zoo da una struttura belga. Reazioni che spesso vengono fuori quando si parla di animali che vengono tenuti in ambienti diversi dal loro habitat naturale. Noi ne abbiamo voluto sapere qualcosa di più su come questi animali vengono trattati, controllati e soprattutto perché effettivamente vengono tenuti negli zoo anziché reinseriti nel loro ambiente. Lo abbiamo chiesto alla ASL, al dottor Mauro Spedaliere, direttore dell'unità operativa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Intanto c'è da dire che il compito dell'ASL è quello di effettuare una serie di controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti che la normativa di tutela degli animali e di salvaguardia dalle principali malattie trasmissibili prevede, normative sanitarie di competenza del Ministero della Salute centrate sulla profilassi e sul benessere degli animali. Per cui vengono fatti dei controlli, dei prelievi anche di campioni ematici o di altri campioni biologici per poter tenere sotto controllo le principali patologie. E per quanto riguarda invece i requisiti che garantiscono il benessere degli animali, vengono effettuate delle verifiche sugli spazi, sulle modalità di alloggiamento degli animali, sull'alimentazione, sugli arricchimenti ambientali che tanta importanza hanno negli zoo. L'ASL effettua anche controlli sull'utilizzo di medicinali e farmaci che si impiegano sugli animali dello zoo. Insomma, gli zoo devono essere forniti dei requisiti, delle strutture e delle competenze per poterle esercitare e lo zoo di Pistoia assolutamente insomma, ha questi requisiti. Peraltro lo stesso direttore dello zoo di Pistoia è lui stesso un medico veterinario, peraltro insomma, anche particolarmente esperto ovviamente nelle malattie degli animali esotici. Recentemente è arrivato un nuovo leone, Mufasa, allo zoo di Pistoia. Ci sono stati anche dei commenti critici sul fatto che questi animali degli zoo in realtà ci dovrebbe essere il loro reinserimento negli ambienti naturali, in questo caso nella savana. È possibile questa cosa? Ma questo per animali tenuti in cattività e nati e poi in cattività ritengo che sia di fatto impossibile. Ora ovviamente le competenze della ASL non arrivano, non si estendono a questo ambito, però personalmente ritengo, come credo che sia la considerazione che potrebbe fare qualunque veterinario, ecco, che un trasferimento nell'ambiente naturale per animali che appunto sono nati in cattività non avrebbe senso. Una domanda molto che si farebbe qualsiasi persona: gli animali negli zoo stanno bene? È una domanda che ha a che fare proprio con l'utilizzo degli animali e diciamo che si cerca di mantenere le migliori condizioni possibili per gli animali stessi. E le normative, soprattutto le normative di derivazione europea, hanno questo focus particolare, cioè sono particolarmente centrate sulla tutela del benessere degli animali che il cittadino europeo sente sempre in maniera più importante, percepisce come rilevante. Quindi noi cerchiamo di fare in modo che e le condizioni nei quali gli animali sono allevati e detenuti siano corrispondenti a quelli che la normativa prevede. Se dobbiamo limitarci a considerare quella che è la realtà degli allevamenti e in questo caso dello zoo, diciamo che le condizioni si cerca di mantenerle al più elevato livello possibile. Siamo allo sport con il mercato di Serie D che è entrato nel vivo. Ieri annunciati 3 giocatori per gli arancioni, anche oggi un nuovo attaccante, Andrea Zini, reduce dall'esperienza in Serie D al San Donato Tavarnelle in provincia di Firenze, nativo di Pisa, classe 1998, mancino naturale, ha giocato anche nell'Arezzo in Serie C e nella Pianese. Ribatte subito l'Aglianese, sempre per la Serie D, ancora con un attaccante, si tratta di Gabriel Mattiolo, 20 anni, esterno, bravo comunque a disimpegnarsi in tutti i ruoli del reparto avanzato. Con il Bologna con cui ha iniziato, ha iniziato nel Bologna, poi si è accasato al Limolese, con Limolese ha ottenuto una permanenza in Serie C. Lo scorso campionato ha indossato le maglie di Pianese e Gladiator, una squadra di Caserta. Ancora per il calcio, una conoscenza del
Club Arancione, Lorenzo Collacchione, 41 anni, ex difensore e capitano proprio della Pistoiese, nella scorsa stagione sulla panchina del San Miniato in eccellenza, con cui ha raggiunto la finale playoff del girone B, è il nuovo allenatore del Livorno. I Labronici, lo ricordiamo, sportivamente parlando, sono rimasti in eccellenza, anche se si attende ancora una risposta sul possibile ripescaggio in Serie D. Per il basket invece ottavo anno consecutivo per Stefano Capozio all'Etrusca San Miniato, si parla di Serie B. La società ha infatti riconfermato il giocatore che con esperienza e carisma è divenuto un punto di riferimento nello spogliatoio con oltre 200 partite giocate con la casacca biancorossa. Passiamo alla Val di Luce, a Betone, si è svolta la quarta prova del campionato mondiale di hard enduro. Dopo l'incredibile successo dello scorso anno, l'hard enduro è tornato a luglio in Toscana per la quarta prova del campionato del mondo. Oggi siamo in Val di Luce, una delle più belle stazioni invernali dell'Appennino, che vedrà tre giorni di gare tra sole, fango e adrenalina. Siete contenti della location? Ma sicuramente per me è bellissimo essere riuscito a portare qua il mondiale dell'hard enduro, e soprattutto che è la mia terra, la Toscana, e soprattutto è veramente una bellissima montagna questa della Betone, della Val di Luce, e siamo veramente soddisfatti di aver fatto questo, ma soprattutto devo ringraziare il territorio che mi ha permesso di fare questo, quindi grazie a tutti e inoltre a tutto lo staff che sta lavorando duramente. Siamo appena all'inizio, ma si prospetta una bellissima gara, il meteo è bello, quindi dai, Red Bull Aveston è a tutti gli effetti partita e a tutti gli effetti sarà un bellissimo evento. Dopo le giornate delle prove siamo entrati nel vivo con le qualifiche Q1 e Q2 che sono state dominate dal campione ridato Billy Bolt su Husqvarna, l'unico a scendere sotto il muro dei 19 minuti in ogni turno di prova. Finale di giornata l'attesissima Stray Rhythm, la grande novità per l'edizione 2022 che non ha deluso le aspettative. Una gara di velocità su ostacoli artificiali formati da gomme, tronchi che hanno impegnato duramente i primi 16 qualificati. Visti i numerosi tronchi presenti sul tracciato, è stato molto difficile. Bolt ha confermato la leadership, mentre alle sue spalle si sono classificati Alfredo Gomez e Manuel Lettenbichler. Rimanete con noi perché fra poco c'è Sei in diretta estate. Vi auguro come sempre una buona serata e grazie per l'attenzione.